Bene, grazie a tutti, grazie agli amici a questo tavolo, agli amici in sala. Io fino a stamattina non sapevo di dover parlare oggi, quindi un po' mi batte il cuore, un po' parlerò a braccio, non ero pronto a questo evento, ma sono stato molto contento di ricevere sinceramente questo invito a questi 20 anni di GAR e anche di essere in quella lista dell'ultima pagina tra i tanti che abbiamo contribuito a questa storia di successo. Ecco, volevo cominciare così, ma veramente brevemente. E siamo in un paese che vive una profondissima crisi economica, sociale, culturale, e che a differenza dell'inizio anni 90, quando c'era la stessa crisi, adesso vive anche una crisi di sensazione di declino. Io non dico che siamo in declino, dico che ci sentiamo in declino. Eppure in questi 20 anni, nei precedenti anni, questo paese ha saputo realizzare tantissime cose di grandissima qualità. E GAR, lo dico tranquillamente, è una di queste. Certo, il merito va a persone che non ci sono più. Il merito va soprattutto, e che penso che siamo tutti d'accordo, va a Tonino Ruberti, che era un innovatore, il più straordinario forse che il nostro sistema della ricerca e università abbia mai conosciuto nella storia post-Costituzione, diciamo. E va anche a persone che c'erano prima. Mi sia permesso anche un po' d'orgoglio pisano per ricordare che all'inizio di questa storia c'è un altro grande presidente del CNR, anzi colgo l'onore di avere qui il neopresidente del CNR, un altro amico con cui abbiamo condiviso altre battaglie, Francesco Profumo, è un presidente che si chiamava Alessandro Faedo e che si inventò in anni lontanissimi, negli anni 60, quel Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico e quell'Istituto di Elaborazione dell'Informazione, da cui poi tanto è nato in Italia riguardo a questa capacità di fare rete. Ecco, molto brevemente così. Il mio rapporto con GAR inizia in un modo molto strano. Io ero rettore di Pisa, segretario generale della conferenza dei rettori, il presidente era Paolo Blasi, un fisico di Firenze. Siamo in una fase particolare, non raccontata, e penso che urga un racconto di quegli anni, di questo decennio 90 così poco capito nella storia nazionale. Siamo in un momento particolare, Marco Pacetti e tanti altri che Enzo Valente, Angelino Scribano ricorderanno, è arrivata la crisi del 92, è arrivata solamente le grandi riforme del 93, tra cui l'autonomia realizzata, immaginata da Ruberti nel 89, è realizzata nel 93-94, sia per le università che per gli enti di ricerca. A quel punto sembra che la rete unitaria stia per crollare, non ha più finanziamenti, non riesce a evolvere, le università si staccano una dopo l'altra. Io penso che molti ricorderanno questa fase. Si creano altre sottoreti, gestite da altri soggetti. Sembra che il sistema stia per esplodere. Esplodere nel nome dell'autonomia, quindi anche in nome di un valore positivo, ma perdendo questa grande ricchezza. C'è l'Europa a fascia contrappeso, l'Europa della rete europea, di Terena, di Jean, che fa da contrappeso. Paolo Blasi mi chiama e mi dice: Luciano, guarda, qui occorre che sia qualcuno che si occupi dal lato universitario di questo problema. E così cominciai a occuparmi di GAR, conobbi e litigai con Enzo Valente subito, proprio al primo incontro, ma normale, cioè, con Enzo. Con Enzo si litiga sempre, salvo poi ammettere che lui è sempre il più bravo, quindi poi alla fine bisogna riconoscere i valori. E ora scherzo un po', ma c'è emozione nella mia voce. E allora cominciamo a lavorare un po' da visionari, ha detto bene Marco, un po' da visionari, cominciamo a lavorare a ricostruire in un ambito completamente autonomo, federativo quasi, federale, come si dice adesso, a lavorare a una nuova organizzazione della rete, che vedesse università, CNR, Enea e INFN naturalmente come protagonisti, come nell'idea iniziale di Tonino Ruberti, come protagonisti di un nuovo sistema di rete. Quanto lavoro, quante litigi, quanti calcoli, quanto incredibile, veramente incredibile. È una storia non raccontata purtroppo ancora, spero che poi qualcuno la racconti. E di quella storia io non vidi la fine, perché quando fu fondato il consorzio GAR, che avevamo messo a punto con anni di discussioni, io ero già passato a un altro sistema, diciamo, di lavoro, ero già senatore della Repubblica da pochi giorni, fra l'altro, e quindi assistetti, come dire, compiaciuto al successo della nostra vecchia iniziativa,
e la vidi crescere sotto la guida di Angiolino Scribano. Parentesi, eravamo condomini, perché per una delle strane case della vita abitavamo a quel tempo nello stesso condominio di Pisa, eppure non è che non per questo abbiamo lavorato in gare insieme, ovviamente. E, ecco, io dicevo, e qui concludo, vedete, questa è una storia di successo che mostra che il nostro paese improvvisamente riesce a trovare delle strade incredibilmente innovative, quando però le persone coinvolte abbiano tutte, condividano tutte un punto, stanno lavorando per il paese e non per se stessi. Guardate che non lo dico per facile, come dire, polemica di ogni giorno, non è questo. E sono momenti in cui si riesce a costruire sistemi paese, reti, interessi, ma di interessi veri, di interessi, come dire, degli enti, delle strutture. È talmente importante la rete GAR che uno più si accorge che esista dietro. Domandate a qualunque professore universitario, e sono 50.000, quanti sono in grado di dirvi che hanno coscienza del fatto che loro sono collegati a quella velocità e con quelle caratteristiche a internet, perché c'è dietro, silenziosa, opaca, quasi fantasma, ma la parte importante c'è dietro GAR. Pochissimi lo sanno. Alcuni pensano che sia gratuito il tutto, cioè che ci sia, come dire, che per un strano caso della vita è gratuito. Non è gratuito, ovviamente, non è gratuito. Non è gratuito nel lavoro, naturalmente, non è gratuito nei costi. Se voglio fare un altro ricordo, Enzo si ricorderà, tutti quanti coloro che allora collaborano a questo progetto, la prima gara europea per assegnare la connettività, per attribuire a un gestore esterno. Osservate che non era così banale decidere questo, perché allora erano fortissime le spinte a non avere gestori esterni, a fare in proprio. Eppure scegliemmo di rivolgersi con una gara e con delle tariffe che costarono mesi di lavoro a un gestore esterno. E così abbiamo creato quello che adesso è l'infrastruttura di gara, è l'idea di fondo di gara. E spero che, come ha già detto Marco, che tutto ciò evolva per sempre maggiori traguardi. L'ultima parola la voglio dedicare ad un altro aspetto innovativo. Vedete, questa si chiama reti gruppo, reti ricerca, è la rete dell'università e della ricerca. Eppure sin da allora, perché eravamo visionari, pensammo a collegare gli studenti. Enzo si ricorderà, c'erano grandi dubbi su questo. Era 1.800.000 persone, linea di principio, che avrebbero avuto accesso, ovviamente gratuito in quanto universitari, alla rete. Avemmo grandi ostacoli, all'inizio non ci fu permesso, ci fu detto che non era possibile, lavorammo, studiammo per capire come superare questo problema. Adesso nessuno più nemmeno si accorge di questo meccanismo, che i nostri studenti universitari, attraverso le loro università, quando sono ben funzionanti, e spero che ce ne siano tantissime, tutte se possibile, accedono alla rete, non si accorgono, ma accedono alla rete, accedono ad internet anche tramite GAR. Ecco, ripeto, siamo in un momento di crisi forte, come paese, non è inutile che lo dica a voi, e dobbiamo contrastarla così come la contrastammo. Non tocca a noi, tocca ad altri, toccherà ad altre generazioni, così come la contrastammo all'inizio degli anni 90. Occorre ritrovare in un'altra generazione la capacità di immaginare traguardi di paese, per cui tutti giochiamo, dobbiamo giocare, dimentichi di ciò che strettamente ci riguarda, dimentichi degli interessi della singola università, del singolo ente, del singolo gruppo, della singola disciplina. Solo così noi riusciremo a ricostruire il nostro paese. Grazie.